Forte Pura Salubre Acqua è una mostra sul turismo termale nell'arco alpino e in particolare nella zona di Levico tra il XIX e il XX secolo. Ne parliamo con Fabrizio Fronza, curatore dei parchi per conto del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento e con Rodolfo Tajani, che ha curato questa mostra, assieme ad Elena Libardi, Francesco Filippi e Fabrizio Fronza stesso. Ma prima di iniziare vediamo una scheda dedicata al termalismo in Trentino. Nel corso del Settecento e dell'Ottocento ci fu una ricerca continua di sorgenti dotate di proprietà curative, di cui il Trentino è ricco. Nel 1804, con la costruzione di alcuni caseggiati vicino alle sorgenti di Vetriolo, inizia la storia delle Terme di Levico, una vicenda che trasformò il luogo in un noto centro di cura e in una cittadina turistica rinomata. Analogamente si sviluppò il vicino centro termale di Roncegno, la cui fonte fu scoperta casualmente nel 1856. Anche Peio in Val di Sole fu un'altra stazione termale abbastanza conosciuta nell'Ottocento, anche se meno frequentata di altre a causa delle difficoltà nel raggiungere le zone impervie in cui si trovavano le sorgenti. Stessa sorte toccò lo stabilimento di Rabbi, la cui fonte era di proprietà dei signori di Casteltun. Il bagno di Comano, noto fin dall'età romana, venne riscoperto agli inizi del 1800, ma rimase a un livello secondario rispetto a Levico Roncegno, così come lo stabilimento di Cavellonte nei pressi di Cavalese. Rodolfo, vorrei iniziare chiedendoti di parlare un po' del rapporto tra acqua e salute agli inizi, cioè quando questo rapporto era ancora di carattere empirico, quasi avvolto da una sorta di magia. Sì, questo è un tema interessante, capire come nel tempo si è sviluppato il rapporto fra uomo e acqua, fra uomo e utilizzo dell'acqua a fini terapeutici. Se dal Settecento in avanti si sviluppa un interesse medico per questo, prima di allora conta molto di più l'esperienza, l'empiria, la pratica, la conoscenza del territorio di pastori, cacciatori, contadini che conoscono le sorgenti e ne conoscono per l'osservazione diretta le fonti benefiche. Cioè si accorgono a livello empirico che funzionano. Si accorgono a livello empirico che funzionano, si accorgono che le bestie si abbeverano a una fonte, a una polla d'acqua piuttosto che a un'altra, si accorgono che magari immergendo le mani per bagnare la canapa, le mani, certo, lacerazioni della pelle guariscono, si accorgono che bevendola a volte riescono a risolvere alcuni stati così di momentanea infermità. Poi a un certo punto questo rapporto viene in qualche modo razionalizzato attraverso una spiegazione chimica della salubrità di queste acque. Quando è che avviene questo passaggio? Il passaggio viene proprio nella seconda metà del Settecento, complice lo sviluppo, l'evoluzione, le nuove scoperte chimiche, un nome su tutti, Lavoisier. Si sviluppa questo interesse per le fonti di acqua minerale, si cerca di spiegare le virtù terapeutiche di queste acque proprio andandone a indagare chimicamente i componenti, e questo via via sostituirà nel corso dell'Ottocento la nomea empirica delle stesse acque, sostituirà insomma la descrizione chimica dell'acqua, diventerà la certificazione della salubrità, delle virtù terapeutiche dell'acqua stessa. Fabrizio Fronza, la mostra dedicata a questi temi avrà molto a che fare col parco di Levico Terme. Volevo chiederle se ci spiega un po' come è nato questo parco, quali sono le sue origini. Ma il parco nasce come un'azione imprenditoriale, perché un imprenditore, Julius Adrian Polacek, un ungherese che aveva operato soprattutto in Germania e che aveva fondato una scuola, un personaggio eclettico, aveva fondato una scuola, si era occupato di contabilità ma anche di lingue, e aveva dato impulso a un termalismo nell'isola di Sylt, nelle Frisone occidentali. A un certo punto della sua vita decide di cambiare aria, di spostarsi al sud di quella che era la zona dove si parlava tedesco, quindi a sud dell'impero, eravamo nell'impero austro-ungarico. E lui si sposta a sud e
compra, acquista un terreno di 120.000 metri quadri, 12 ettari, in un'area di campagna, Caudigne di Levico, e lì pensa a un'azione imprenditoriale, le terme con un parco. Due cose strettamente legate, perché il parco è la zona di benessere delle terme, dove si passeggia, dove si riposa, dove ci si cura. E Villa Paradiso, che è questa costruzione che sta all'interno del parco, come è nata questa? Villa Paradiso era probabilmente il quartier generale del direttore, del progettista, del giardiniere Georg Ziel, che aveva avuto l'incarico da Polacek di disegnare e di portare a termine il progetto del parco. Bene, allora iniziamo vedendo alcune immagini della mostra Forte e Pura Salubre Acqua. Rodolfo, la storia del termalismo in Trentino e non solo sicuramente è molto ricca di elementi e da qui potevano nascere forse diversi tipi di mostre. Su quali elementi avete puntato voi come gruppo di curatela per realizzare questa esposizione? Abbiamo puntato moltissimo evidentemente sull'esperienza di Levico, non solo perché a Levico è ospitata la mostra, ma perché Levico rappresenta un caso particolare, un caso esemplare, insomma, proprio per raccontare la storia del termalismo nell'arco alpino. Quindi siamo ovviamente nella parte introduttiva ci siamo soffermati sull'indagine, no? L'indagine sulle nuove fonti, sulle fonti di acqua minerale nell'arco, in un arco alpino, in un settore di arco alpino molto più ampio che comprende l'Alto Adige e il Tirolo del Nord, però ecco, poi ci siamo via via avviati ad approfondire proprio come lo sfruttamento delle acque sorgive del monte di Vetriolo abbiano in un qualche modo trasformato quello che era un borgo rurale in una città moderna con una serie di servizi pensati appositamente per i turisti, per gli ospiti illustri che peraltro venivano da tante parti d'Europa, insomma, quindi addirittura da Alessandria d'Egitto abbiamo letto sugli elenchi degli ospiti, da New York, quindi diciamo era una stazione termale molto conosciuta che accomunava Levico peraltro a tante altre stazioni termali dell'arco alpino molto rinomate, molto conosciute, molto frequentate. Ti faccio una domanda classica quando si parla di mostre, cioè qual è il pubblico di riferimento a chi si rivolge questa esposizione e la ricerca che sta alla base? Allora, la mostra si rivolge veramente a tutti perché è una mostra molto ricca di documenti fotografici, documenti archivistici, quindi può accontentare il curioso, può accontentare lo studioso, può accontentare anche colui che insomma non particolarmente appassionato ma che può trovare tra le mille fotografie, le decine di fotografie, centinaia di fotografie esposte, progetti, disegni, documenti e quant'altro, una serie di suggestioni che sicuramente sono convinto potranno interessarlo. La ricerca quindi che c'è stata a monte è stata una ricerca molto approfondita, condotta in particolar modo da Elena Libardi e da Francesco Filippi, che hanno in qualche modo anche scavato gli archivi più importanti, l'archivio di Innsbruck, il Ferdinandeum, l'archivio di Stato, l'archivio comunale di Levico, che diciamo fra tutte le fonti quella più ricca, quella più interessante. Corposa. Tra l'altro questa mostra si trova in un luogo molto particolare, molto suggestivo, come dicevamo. Volevo chiederle cosa rimane del parco originario oggi.
Ma rimane un parco pubblico e la cosa curiosa è che il parco di Levico nasce come parco in un certo senso privato, un luogo di cura per i clienti delle terme, in un secolo in cui invece andavano molto di moda i parchi pubblici. L'Ottocento in tutta Europa si sono sviluppati grandi parchi, giardini pubblici. Poi questo parco che è in un certo senso privato, luogo di cura, di benessere, di passeggiate, di elioterapia, dove si prendeva il sole nudi all'interno del parco, proprio faceva parte della cura, diventa progressivamente un parco pubblico perché cambia l'assetto, il parco passa di proprietà, passa prima al comune, poi al Reggio Demanio e poi alla fine alla provincia, alla regione e poi alla provincia, quindi diventa a tutti gli effetti un parco pubblico. Rimane un'area per tutti pubblica, noi abbiamo cercato anche di animarla e di renderla più fruibile con nuove fioriture, con nuovi percorsi, che però sempre tenendo conto di quello che era il progetto originario di ZIL, cercando di recuperarlo anche. Quindi la fruizione del parco negli anni è cambiata molto. È cambiata molto e ora si può dire che a tutti gli effetti il Parco di Levico è un parco pubblico per il pubblico non solo di levicensi ma di tutti, insomma, quindi è un bene della comunità trentina. Certo. Parlando del parco di Levico Terme, in questo caso vi consigliamo come risorsa online di andare a vedere e provare il tour virtuale del parco che è proprio presente sul web. Sul sito del parco di Levico l'utente può scegliere di intraprendere un tour virtuale. È un tool che consente di esplorare velocemente quasi tutti gli angoli di questo luogo affascinante. Si può cominciare muovendosi con il mouse da un punto all'altro delle immagini, oppure l'utente può decidere di utilizzare la piantina sulla destra della schermata per saltare rapidamente da un posto all'altro e soffermarsi sulle zone che più gli interessano. In molti casi è possibile visualizzare anche alcuni particolari, come germogli o piante, e leggere le descrizioni che li accompagnano. Interessante è anche la funzione che permette di visitare il parco in diverse stagioni, osservando i colori e la vegetazione che caratterizzano un certo periodo dell'anno. Dal lato pratico, questo è possibile perché sono state caricate immagini scattate in estate, autunno e inverno. A breve arriverà anche la sezione primaverile. Tornando in home page, si possono approfondire queste conoscenze sfogliando una dettagliata guida al parco di Levico Terme. Allora, andando un po' verso la conclusione di questo incontro, vi chiederei di commentare un passo di un brano di Giuseppe Packer, che nel 1872 scrive questo. I visitatori del bagno furono di varie ed anche remote contrade. Trieste ne diede un numero eminente, ed alcuni ne diedero Capodistria, Pola, Gorizia, Vienna, Cracovia. Ma il bagno specialmente è popolato da ospiti provenienti dalla Lombardia e dalla Venezia e in buon dato ci vennero da Milano, Pavia, Cremona, Como, Bergamo, Brescia. E qui l'elenco continua, poi si conclude. Inoltre si ebbero pure bagnanti di Bucarest, di Aquisgrana ed oltremare di Londra, di Alessandria d'Egitto, del Cairo, e di Atene. Sembra proprio che questo luogo fosse un luogo di incontro tra diverse culture, tra diverse genti. È un crocevia, ma è tuttora il parco è un punto di incontro frequentato da gente di molte nazionalità, anche perché è cambiata la società e quindi sono in Trentino, abbiamo persone che vengono da varie parti del mondo e spesso le troviamo anche a passeggiare nel parco. E anche nell'offerta di animazione culturale che promuoviamo ogni anno nel parco cerchiamo di tener conto di questa cosa, cerchiamo di fare delle proposte che tengano conto di questa integrazione di culture presentando anche momenti musicali o culturali di altre culture. Insomma, Rodolfo, il termalismo e questo luogo in particolare è proprio un crocevia di culture e di persone. Sì, senz'altro, come appunto tutti gli altri e tutti i più grandi centri termali dell'Arco Alpino e non solo, però io vorrei fare quasi un commento diverso, nel senso che il medico Packer giustamente ragiona, parla per sottolineare il successo, no, di questa nuova stazione termale di Levico Terme, però dimenticando, ma non perché non l'avesse presente, ma perché forse in questo commento non era opportuno di ricordarlo, che
alle terme di Levico, al bagno di Levico, poi non ci sono solo queste persone illustri, non è solo crocevia di ospiti da tutto il mondo, ma è anche punto di aggregazione, punto di arrivo di semplici malati contadini che presso le terme di Levico, attraverso anche programmi speciali, trovavano sollievo, per esempio, alla cura della pellagra. Mm-hmm. Troviamo molto diffuse. Quindi nel corso dell'Ottocento, adesso a fine dell'Ottocento, abbiamo secondo me questi due registri. Da una parte un pubblico nobile, un pubblico di illustri ospiti, crocevia di cultura da tutto il mondo, ma dall'altra però questa scia sotto traccia, no? Comunque di gente del popolo che da quelle acque trova beneficio, e che per aprire all'utilità sociale pubblica di questo patrimonio, che non è appunto solo a beneficio di ricchi facoltosi ospiti, ma anche al servizio della salute della comunità in generale. Bene, allora ringraziamo molto i nostri ospiti, Rodolfo Tajani e Fabrizio Fronza, e vi lasciamo con l'ultimo video con ancora alcune immagini della mostra Forte e Pura Salubre Acqua. Grazie.